Buongiorno a tutti, io vengo da Parma, dalle terre del parmigiano reggiano e di tanti altri prodotti. Guardate, a me fa piacere vedere tanti giovani qui davanti. A me non restano molti anni da vivere, però una cosa voglio tramandare a voi giovani. Quello che i miei padri hanno tramandato a me, l'agricoltura, l'agroalimentare e la ricchezza dell'Emilia Romagna. Ebbene, qualcuno vuole mettere in ginocchio questo agroalimentare, vuole venderlo come hanno venduto tutto quello che c'è in Italia, dall'Italia alle ferrovie alla Mittal. Vendono tutto e ora adesso vogliono vendere, mettono in ginocchio l'agricoltura. Abbiamo, guardate, in Emilia potremmo avere tutta l'acqua che vogliamo, ma tutta, perché la dorsale appenninica da Piacenza a Forlì può dare tutta l'acqua. Ebbene, non si fa una diga per dare l'acqua all'agricoltura. Questo è vergognoso. A Reggio, come accennava chi mi ha preceduto, 30 miliardi di finanziamento, lavori avviati, lavori sospesi e mai ripresi, perché qualcuno ha sempre detto no, no. Ebbene, io mi appello a questi giovani, a voi ragazzi, piantate il pugno sul tavolo e se non basta piantatelo in faccia a qualcuno, perché è ora di dire basta, è ora di dire basta, l'agricoltura è la nostra ricchezza e noi la buttiamo via per comprare i prodotti europei oppure da chissà dove vengono. Per cui veramente fate il possibile, voi che avete ancora tanti anni davanti a voi, lottate, lottate, ma lottate veramente per il bene vostro e dei vostri figli e dei vostri nipoti. Grazie a tutti. Allora, se non c'è più nessuno che vuole intervenire, c'è l'Andonina qua.